buonasera. Saluto e benvenuto a Paolo Flores dal Kaiser, che ha accettato di venire a discutere con noi in questo ciclo dedicato alle religioni e l'intolleranza il suo ultimo libro, La guerra del sacro, appena uscito da Raffaello Cortina. Flores non ha certamente bisogno di presentazioni, tutti lo conosciamo, un intellettuale di punta della cultura filosofico-politica italiana, direttore, animatore di Micromega, autore di libri che mordono sempre sulla attualità con grande efficacia, anche per chi non li condivide o non li condivide del tutto, e sempre con una verve anche polemica che lo caratterizza da tempo. La componente, la dimensione religiosa della società e della vita è da tempo, da tantissimo tempo, credo, nel pensiero, nella ricerca di Paolo Flores, e direi che negli ultimi anni, se possibile, si è fatta più intensa e ha avuto anche degli appuntamenti piuttosto importanti, come il libro che lui ha scritto su Ratzinger, il famoso, fortunato, importantissimo libro su Gesù, il suo dialogo, come dire, libro a due voci con Angelo Scola su Dio. Quindi non è certamente un tema questo del sacro, del religioso, che Flores abbia affrontato sotto, diciamo, l'incalzare di eventi come quelli che in questi giorni, in questi mesi hanno sconvolto l'Europa, in particolare la Francia. Quindi questo libro, La guerra del sacro, arriva, per così dire, nel momento più caldo del problema della compatibilità, in fondo, no? Di una religione, delle religioni, con la democrazia, con la laicità, con i valori della cultura occidentale, della emancipazione delle donne, della libertà di comportamento, eccetera, che in Francia si sono sentiti con particolare acutezza, come tutti ben sappiamo, anche con spargimento di sangue terribile, ma che ovviamente riguardano un po' tutta Europa. E proprio il libro di Flores, che si intitola appunto La guerra del sacro, quindi non la guerra al sacro, ma il sacro che fa la guerra, a chi fa la guerra il sacro. Il sacro fa la guerra in qualche modo, quasi per così dire, costitutivamente, questa è l'idea, se la estremizza un po', di Paolo Flores, lui mi correggerà, la fa costitutivamente alla democrazia e alla laicità. Essendo il sacro portatore di quello che lui chiama un'eteronomia, cioè un nomos, una norma che viene da fuori, è, per così dire, quasi costitutivamente, secondo Flores, portato a costringere o a limitare l'autonomia, cioè la dimensione democratica delle società moderne, per cui l'uomo e le società si dotano autonomamente di loro leggi. Questo è, come dire, il quadro di fondo, questa sorta, non dirò di incompatibilità, forse mi correggerà lui, ma certamente di difficoltà dei rapporti, che l'islamismo in questo momento, o l'islamismo radicale naturalmente, ha reso di nuovo più acuta, dopo che per tanti anni, secoli naturalmente, era stato il cristianesimo, perlomeno nel mondo occidentale, a fare questa parte, è vero, di rallentamento o di invadenza nella vita pubblica. Ecco, ho fatto questa premessa un po' più lunga del solito, soltanto perché, siccome Flores è stato così gentile da accettare quasi al volo di venire a parlare con noi, ci siamo accordati che io gli farò alcune domande, poi lui svilupperà le risposte naturalmente ampiamente o brevemente come crederà più opportuno, sempre in qualsiasi momento, anche andando fuori naturalmente dalla domanda. E allora leggo la prima domanda che avevo. Allora leggo le domande che io avevo preparato, per così dire, e avevo inviato a Paolo Flores.
Nel suo libro, Flores, lei sostiene che la componente religiosa del terrorismo e della guerra in corso è fortissima, forse decisiva e determinante, e che l'Islam sarebbe l'ennesimo tentativo di una religione di imporsi sulla società autoregolata laicamente. È così? Stiamo dunque assistendo a una guerra di religione? Secondo. Violenza, intolleranza, discriminazione tra i sessi, eccetera, sono figli della religione, oggi l'Islam, come in passato altre? Eppure noi osserviamo comportamenti analoghi, pensiamo al razzismo, per esempio, no? Come discriminazione, intolleranza, che però non sembrano avere alle spalle un pensiero religioso. Domanda appunto su questo. C'è una ragione specifica, intendo di tipo dottrinale, teologico, per cui oggi è l'Islam a battere la bandiera dell'invadenza religiosa? Se sì, qual è questa ragione specifica dell'invadenza religiosa nel campo laico, nei comportamenti della società? O è solo, o anche soltanto, soprattutto una ragione storica, contingente, è in questo momento, ma non ci sono ragioni, per così dire, costitutive nella DNA dell'Islam che lo portino ad avere oggi questa posizione. Molte posizioni politiche di Korakh sostengono oggi che l'Islam dà in realtà, l'Islam radicale naturalmente, sempre sottinteso radicale anche quando lo dico, dà una bandiera a un risentimento che ha origini politiche e sociali e che quindi sono queste da rimuovere piuttosto che la religione. Altra domanda. Nel libro di Flores c'è un capitolo molto interessante, direi sconvolgente secondo me, su resoconti di problemi che hanno donne musulmane in Germania. Fa un po' il pendant, questo capitolo di Flores, a un capitolo analogo che per la Francia ha scritto dell'identità infelice Alain Finkielkraut quando ha preso in esame appunto le situazioni di tante donne nel mondo musulmano francese. Ecco, i casi di donne musulmane in Germania, i problemi di accettazione della scuola pubblica, anche lì in Germania come in Francia, sono impressionanti, effettivamente, diciamo, testimonianze che Flores adduce, e non sembrano in realtà in relazione con situazioni di particolare disagio sociale, no? Solito tema, cioè questo rifiuto della scuola, del comportamento pubblico collettivo, delle società laiche moderne, è determinato da un disagio sociale specifico oppure ha delle ragioni appunto di tipo culturale, simbolico, religioso. Ecco la domanda. A un certo punto Flores si chiede se il tipo, come dire, di invadenza, di eteronomia, come la chiama lui, che la religione vorrebbe imporre, le religioni tenderebbero a imporre nelle società, non sia rafforzata da altre forme di eteronomia che non hanno un'origine religiosa, è vero, ma che hanno un'origine tipo economico, politico, che creano discriminazioni, differenze e che tendono a proporre dei modelli che se uno non li segue viene perciò stesso scartato o emarginato della società. Anche questo è un paragone molto interessante sul quale spero che Paolo Flores abbia modo di tornare. Un'altra domanda che gli facevo era questa: se lui non crede se l'ebraismo e il cristianesimo si sono oggi meglio adattati a convivere con lo Stato laico o anche solo si sono rassegnati a farlo, come dice Flores, si sono più ritirati nella sfera del privato, perlomeno il cristianesimo, che questo non crede che sia dovuto anche a ragioni intrinseche a queste due religioni, ragioni di tipo dottrinale, teologico, e che l'intolleranza dell'Islam radicale stia anche nella sua dottrina? Infine, ultima domanda. Flores sostiene che il multiculturalismo, soprattutto gli Stati Uniti, rischia di mettere sullo stesso piano valori e simboli della libertà laica, eguaglianza, bandiera, e valori e simboli di quello che lui chiama l'oppressione religiosa, differenze sessuali, velo, eccetera, e che va quindi rifiutato, per cui una sua forte polemica qui con Martha Nussbaum, in nome dell'integrazione. Ma tra le libertà laiche c'è, lo ha scritto Zagrebelsky recensendo proprio questo libro su Repubblica, anche l'accettazione e persino la valorizzazione delle diversità.
come conciliare questa apparente contraddizione nel suo libro? Ecco, queste sono state le domande che io ho mandato a lui, le risposte. Grazie innanzitutto a voi che siete qui intervenuti, e io spero che una parte non piccola di questo incontro sarà la risposta anche alle vostre domande, ai vostri interventi, alle vostre obiezioni. Voglio ringraziare il Centro Don Balletto per questo invito e per il lavoro che fa su questo tema, e Vittorio Coletti, che oggi conosco di persona, ma che ho utilizzato tante volte in vita mia, come credo tante persone qui, per i suoi lavori linguistici di cui ci serviamo quotidianamente nel nostro lavoro. E ovviamente alcune risposte alle questioni che mi sono state poste sono contenute in modo molto più ampio e articolato e argomentato nel libro. E chi lo ha già letto potrà magari ulteriormente porre nuove obiezioni. Io, quando scrivo un libro, cerco di scriverlo sempre ponendomi le obiezioni che ai miei argomenti possono essere fatte, cercando di rispondere. Solo in una fase successiva poi si precisano ulteriori obiezioni e ulteriori risposte. E allora risponderò a tutte queste domande e poi alle vostre, e a partire da alcune considerazioni generali sul tema, che mi sembra debbano fare da sfondo sempre presente ai nostri discorsi. Il primo: la nostra epoca e quella dei figli e dei nipoti, soprattutto visto che qui abbiamo tutti, non siamo tutti giovanissimi, sarà segnata come da alcune questioni fondamentali, una delle quali sicuramente sarà quella della immigrazione e di un radicale cambiamento della popolazione in Occidente. È bene aver presente che questa ondata migratoria, valutata in senso storico, è assolutamente inarrestabile. Non ha nessun senso porsi la domanda se si possa arginare questa ondata. Si può limitarne l'accelerazione che ha ormai preso, bisognerebbe vedere a che costi, ma è un dato storico. La pressione di alcuni miliardi di persone, alcuni miliardi, che vivono in condizioni talmente disperate per cui rischiare la morte e inaudite sofferenze nei viaggi è pur sempre meglio di fare la vita che fanno, indica che non c'è storia, non c'è possibilità di fermare questo trasferimento di decine e poi centinaia di milioni di persone dai paesi che un tempo si chiamavano di terzo mondo al primo mondo, all'Occidente. Quindi il problema che ci possiamo e ci dobbiamo porre, e troppo poco invece ci poniamo, perché le polemiche politiche vengono sul fatto fermiamoli, qualche cosa di insensato, è propaganda politica. La domanda invece che ci dobbiamo porre, perché sì, su questo si può fare e anzi decide del futuro dell'Occidente, è: se le decine e forse più centinaia di milioni di persone che comunque si trasferiranno a vivere stabilmente in Occidente e che oltretutto hanno dalla loro il fattore della popolazione, del tasso di figli che fanno, se queste persone saranno integrate e quindi assimilate
nei valori essenziali che noi consideriamo civiltà occidentale e sui quali bisognerà ritornare, oppure se resteranno in qualche modo non integrati, non assimilati, e quindi la loro sarà un'effettiva invasione, che avendo il fattore demografico dalla loro parte è evidente come nel giro di alcune generazioni andrà a finire. L'Occidente con i suoi valori eccetera scomparirà, perché sarà annegato da questa nuova cultura. Quindi questo è il problema: se noi non siamo in grado di integrare e assimilare ai valori dell'Occidente questa ondata migratoria che non si può fermare, noi diamo il nostro contributo per cecità, per arroganza o per interessi di breve periodo alla distruzione della civiltà che diciamo di voler difendere. Qual è però questa civiltà, la nostra civiltà? Perché anche qui bisogna fare attenzione. Quando noi diciamo modernità, quando noi diciamo democrazia, quando noi diciamo Occidente, l'Occidente nasce di recente, l'Occidente come fucina della democrazia. Se togliamo la rivoluzione inglese del 600, che ha una sua grande importanza, ma l'Occidente di cui parliamo nasce con la rivoluzione americana, nasce con la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, nasce con la guerra contro l'impero inglese, nasce come rivoluzione che afferma una serie di diritti inalienabili, tra i quali il diritto al perseguimento della felicità, tutta una serie di diritti eguali. Questa affermazione, che è nella dichiarazione di indipendenza redatta da Thomas Jefferson, che poi sarà il terzo presidente degli Stati Uniti e i cui 8 anni saranno cruciali per dare l'imprinting al senso della democrazia americana, lo dobbiamo tenere a mente perché ritornerà nel ragionamento. Non è una concessione retorica, è un impegno. La modernità si impegna a consentire in modo uguale a ciascuno il perseguimento della propria felicità. E si impegna a farlo attraverso uno strumento che è una novità assoluta e inaudita: la sovranità dei cittadini. La sovranità, questa è l'altra chiave. Oggi noi non ci rendiamo conto davvero di che cosa voglia dire sovranità. Fino a prima dell'epoca moderna, quindi fino a prima dell'ondata delle rivoluzioni, fino a prima dell'illuminismo, la sovranità è una sola al mondo, è la sovranità di Dio. È Dio sovrano. E i sovrani su questa terra sono sovrani in nome di Dio, sono sovrani di diritto divino. Anche i primi sovrani costituzionali continueranno a essere sovrani in nome di Dio. Perfino dopo la rivoluzione francese, Napoleone, che pure si incorona da sé di fronte al Papa e quindi non accetta che a delegare la sovranità di Dio a lui imperatore sia il Papa, come abbiamo letto in tutti gli aneddoti dei libri di scuola fin dalle elementari, si mette in testa la corona di imperatore
dicendo Dio me l'ha data. E così i sovrani precedenti, da Carlomagno in poi. Quindi dire sovranità dei cittadini significa stabilire che viene meno la sovranità di Dio. Non ci può essere su questa terra sovranità di Dio e sovranità dei cittadini al tempo stesso. Se è sovrano Dio, bisogna obbedire ai dettami di Dio, e allora non sono sovrani i cittadini sono sudditi che devono interpretarne correttamente la volontà ed eseguirle, obbedire. Se sono sovrani i cittadini, sono loro a darsi la legge, loro. Noi usiamo la parola autonomia continuamente nei nostri discorsi e in tutte le circostanze, senza ricordarci più del significato enorme che ha questa parola. Autonomia viene da autos nomos, darsi da sé la legge. È autonomo chi si dà da sé la legge, chi è sovrano su se stesso. Ovviamente la sovranità di tutti i cittadini non può essere la sovranità di ciascuno a fare quello che vuole, perché deve essere, perché sarebbe a quel punto la sovranità sua sugli altri e contro gli altri. Deve essere la sovranità collettiva che deve trovare degli strumenti per esercitarsi senza prevaricare però mai contro la sovranità del singolo, che non può essere cancellata. Quindi la prima cosa fondamentale è che la sovranità dei cittadini nasce in antagonismo irriducibile con la sovranità di Dio e quindi con tutte le religioni e tutte le forme di sacro che pretendono che esista una legge stabilita da Dio. Perché se esiste una legge stabilita da Dio, la legge non può darsela all'uomo autonomamente, e quindi l'uomo non è sovrano. La legge dei cittadini, autonoma, sovrana, infatti si scontra con le pretese della religione. La modernità di cui parliamo e la democrazia, che nasce poi prima negli Stati Uniti, poi con la rivoluzione francese, avviene contro le pretese di sovranità di Dio. La religione cattolica farà un primo molto titubante cenno di accettazione della democrazia solo con il discorso radiofonico di Papa Pacelli Pio XII del Natale del 1944. Fino ad allora la Chiesa cattolica si era sempre rifiutata di accettare la democrazia, e anche in quel momento in cui c'è il primo accenno di accettazione che la democrazia non va rifiutata, è tra mille distinguo. La democrazia è tollerabile se è cristiana. Nasceranno poi i partiti che si chiameranno proprio così. Ma se non è cristiana va rifiutata. La democrazia è uno strumento che però deve far porvi tutti i valori cristiani. Ovviamente voi capite che una democrazia che pretende di stabilire già in anticipo i suoi contenuti non è una democrazia, perché i cittadini non sono più sovrani, visto che se sono sovrani decideranno loro il nomos, la legge, i principi. Anticipo subito che a questo discorso si obietta che però gli Stati Uniti, rivoluzione iniziale fondamentale, sono un paese fortemente cristiano. Questo è vero ed è falso, nel senso che
la rivoluzione americana avviene a partire da gruppi di rivoluzionari radicalmente laici, radicalmente impregnati di illuminismo. Rarissimi gli atei in senso proprio, ma nella maggior parte sono deisti o teisti, nel senso in cui lo era anche Voltaire, lo erano anche i più estremi degli illuministi, tranne appunto i rari casi di ateismo esplicito. Cioè Dio diventa una figura, una sorta di primo orologiaio del cosmo, ma Thomas Jefferson, proprio all'inizio del suo secondo mandato, in risposta a un messaggio di una congregazione religiosa di Battisti, risponderà con una lettera pubblica, quindi un documento ufficiale del Presidente, in cui è contenuta la, in conclusione, la formula cruciale per la visione che la rivoluzione americana ha dei rapporti fra Stato e Chiesa. Bisogna innalzare un muro di separazione fra Stato e Chiesa. Quindi il carattere imbevuto di discorsi religiosi a cui poi siamo stati abituati non costituiscono la rivoluzione americana, ma semmai il suo tradimento, la sua deformazione, il suo oblio. Avviene ad ondate, l'ultima e più efficace della quale è, ahimè, l'ondata dell'immediato dopoguerra e del maccartismo, quando nella preghiera alla bandiera che tutti i bambini, nel giuramento alla bandiera, che fin dalle scuole elementari tutti i bambini fanno all'inizio della scuola, delle lezioni, e in cui si prometteva fedeltà alla bandiera e ai valori appunto della dichiarazione dei diritti dell'uomo, della dichiarazione di indipendenza, della Costituzione, viene aggiunto il nome di Dio. Quindi sovranità dei cittadini significa negazione di ogni pretesa di sovranità di Dio. E la modernità, che noi siamo abituati a collegare a, per un verso, alla scienza, alla nascita della scienza moderna, e per altro verso poi alla riforma di Lutero e a quello che ne consegue, dobbiamo capire che nasce invece dal cortocircuito, dalla sinergia tra questi due elementi, che non era scritta come un destino nella storia. Potevano avvenire in modo sfalsato, queste due cose non avrebbero fatto nascere quel fenomeno che appunto chiamiamo la modernità e la secolarizzazione, che poi ha dato luogo alla democrazia, perché eresia più scienza hanno creato gli elementi per cui venisse messo in dubbio la sovranità di Dio sull'universo e sulla società. In modo progressivo ma ineludibile per la logica stessa delle cose. Perché eresie ne erano esistite tante nella storia, ma venivano, bastava poi qualche rogo, magari qualche eccidio come la crociata contro gli albigesi, e finiva lì. Ma nel momento in cui invece l'eresia, un'eresia, si installa in intere zone e diventa religione riconosciuta in quelle zone, voi capite che
esistono già più religioni in concorrenza, anche se si chiamano nello stesso modo. Le interpretazioni diverse di una religione mettono in dubbio la parola, la sovranità di Dio, perché sono più sovranità così difformi l'una dall'altra che per alcuni decenni l'Europa rischia di autodistruggersi attraverso le guerre civili di religione e le guerre fra stati di religione. E proprio per evitare di autodistruggersi, alla fine tutti i sovrani ricorrono alla formula lanciata da Grozio di comportarsi fra loro come se Dio non ci fosse, basandosi solo su argomenti razionali e su diplomazia. Allora, se ora noi abbiamo chiaro l'incompatibilità di fondo fra la religione in senso pieno e la democrazia, possiamo capire come le religioni a cui eravamo abituati qui fino a pochissimo tempo fa, quando io ero non solo bambino, ma anche ragazzo, ma anche giovane, ma anche già adulto, l'Islam in Occidente era inesistente, era la religione di un altrove che non ci riguardava. La religione era la religione cristiana nelle sue varie componenti, cattoliche e protestanti, e l'ebraismo, anche qui nelle, molto minoritario nelle sue varie componenti. Religioni che progressivamente, e non per loro volontà, o torto collo, erano venute a patti con la modernità, con il disincanto, con il principio dell'autos nomos, con la democrazia. Progressivamente, fra grandi resistenze, perché il sillabo era un documento che gettava l'anatema non solo sul socialismo, ma sul, non solo sulla democrazia, ma addirittura sul liberalismo, quello che oggi considereremo il più conservatore, il più reazionario, proprio in nome della sovranità di Dio. E ripeto, è per la prima volta nel 25 dicembre del 1944 che la Chiesa Cattolica accetta di venire a patti entro certi limiti con la democrazia. Quindi non evitiamo di fare l'errore di pensare che l'Islam e il fondamentalismo islamico siano una degenerazione della religione, perché non capiremo nulla dei fenomeni che abbiamo di fronte. L'Islam e, se vogliamo dirla onestamente, soprattutto l'Islam fondamentalista, costituiscono e rappresentano l'essenza della religione nella sua forma più piena e autentica, quella che dice la sovranità appartiene a Dio, sul cosmo e sulla società. E io in questo libro, in due capitoli, riporto alcuni testi dei grandi maestri del fondamentalismo islamico, e vedrete che molte di quelle espressioni che riguardano il ruolo di Dio nel cosmo, il ruolo, la verità di Dio, e il rapporto di Dio con la società, la provvidenza, eccetera, le ritrovate in tutta la scolastica, sono le stesse cose. Cioè, non è il fondamentalismo islamico, non è un'aberrazione e degenerazione della religione, è la religione nella sua essenza storica. Sono i cristianesimi attuali, almeno in parte, che rappresentano dal punto di vista dell'essenza religiosa un venire a patti della sovranità di Dio con la sovranità del mondo. Ma su questo torneremo. È importante aver chiaro
che proprio per questo motivo l'irruzione del fondamentalismo islamico ripropone nella sua forma più chiara, più adamantina, più non più evitabile come escamotage, le questioni di fondo della sovranità democratica e delle pretese del sacro. E allora, venendo ora alle varie domande, sostiene che la componente religiosa del terrorismo e della guerra in corso è fortissima, forse decisiva, e che l'Islam sarebbe l'ennesimo tentativo di imporsi sulla società autoregolata laicamente. È così? È dunque una guerra di religione? Allora, è così? Sì. È dunque una guerra di religione? No. Perché una guerra di religione è una guerra fra religioni. Questa è la guerra del sacro nella sua forma più coerente contro il disincanto della modernità, contro quella civiltà nata dallo straordinario incontro sinergico eresia più scienza, che è la civiltà in cui viviamo e che diciamo voler difendere. La civiltà occidentale è la civiltà della eresia e della scienza e della sovranità di ciascuno, a prescindere da qualsiasi pretesa di qualcosa che stia più in alto. Dunque non è una guerra di religione. E coloro che pensano di combattere il fondamentalismo islamico dicendo dobbiamo difenderci dall'Islam col cristianesimo, non sanno quello che dicono. Cioè vogliono dar corso a una guerra fra religioni che ci riporta indietro di alcuni secoli, appunto alle guerre civili di religioni che stavano per distruggere l'Europa nel secolo successivo alla riforma luterana, e che non farebbe altro che cancellare i principi della democrazia, che sono i principi di laicità, appunto di autos nomos. Ma su questo sono sicuro che ci saranno domande e obiezioni, e quindi risponderò più diffusamente poi. Violenza, intolleranza e discriminazione tra i sessi sono figli della religione, oggi l'Islam come in passato altre, eppure noi osserviamo comportamenti analoghi che però non sembrano avere alle spalle un pensiero religioso. Allora, va da sé che ci può essere violenza, intolleranza e discriminazione tra i sessi anche in una società perfettamente atea. Oggi però dobbiamo constatare che il problema di una società basata non più sulla sovranità di Dio, ma sulla nostra sovranità, è appunto una cosa recentissima che è avvenuta contro le pretese della sovranità di Dio delle religioni. E che le conquiste di non solo di tolleranza e di libertà civili, ma di non discriminazione fra i sessi e in base all'orientamento sessuale, sono una conquista ancora più recente e anzi fragilissima e anzi non ancora del tutto realizzata a macchia di leopardo in Occidente, con gradazioni di intensità molto diverse,
che si è scontrata certamente con il fattore religioso e che oggi certamente ha nell'Islam e nelle rinascite di fondamentalismi cristiani ed ebraici una componente anch'essa molto forte, perché per fortuna i casi di terrorismo cristiano sono pochi, ma purtroppo esistono. Quando negli Stati Uniti qualche medico che rispetta la volontà delle donne, quindi pratica su richiesta di una donna l'interruzione di maternità, l'aborto, viene assassinato, è capitato purtroppo, non una volta. Si tratta di terrorismo cristiano. Chi compie quel gesto lo dice apertamente. Commettevano un crimine che Dio condannava e io ho fatto da suo esecutore. È terrorismo cristiano. Ma oggi è evidente che abbiamo delle enormi resistenze all'eguaglianza fra i sessi, all'eguaglianza rispetto all'orientamento sessuale anche fra persone non religiose. Ma chi dà poi una forza, chi riesce a dare organizzazione a queste voci di reazione, a queste voci, guardate, reazionarie nel senso che è solo una questione di tempo, anche qui, quando la Corte Suprema americana, avrete letto che è morto ieri un giudice della Corte Suprema americana, che era il più reazionario tra loro, ma malgrado quella composizione reazionaria, la Corte Suprema americana di recente ha stabilito che il matrimonio omosessuale è un diritto inalienabile in tutti gli stati degli Stati Uniti. Perfino uno dei 5 giudici super conservatori americani su questo era passato dall'altra parte. Allora è evidente che anche qui un principio di eguaglianza elementare farà sì che molto presto la questione se i matrimoni omosessuali sembreranno una cosa storica da altri tempi, perché ovviamente ci saranno matrimoni omosessuali in tutto l'Occidente e non solo in una parte come oggi. E probabilmente l'Italia arriverà per ultima. Quanto sia ancora forte nell'animo di gran parte della Chiesa Cattolica l'idea che la sovranità non appartiene ai cittadini, voi che siete di Genova lo sapete meglio di me perché avete un cardinale arcivescovo che è convinto di essere il Presidente del Senato. E c'è una ragione specifica per cui oggi l'Islam batte la bandiera dell'invadenza religiosa, è solo una ragione storica e contingente. Questa domanda viene poi ribadita in un'altra forma più avanti, quando si dice non crede se l'ebraismo e il cristianesimo sono meglio adattati a convivere. Ecco, per cui rispondo insieme a queste due domande. C'è una differenza storica che appunto in molte loro componenti i cristianesimi e gli ebraismi sono venuti a patti con la democrazia e la laicità, l'hanno più o meno protocollo accettata, più o meno sinceramente accettata, ci sono dei rigurgiti di ripresa di tentazioni teocratiche parziali, ma la quantità di cittadini che credenti e che si comportano poi nella vita con gli altri concittadini davvero
secondo la norma di Grozio, come se Dio non ci fosse. Quindi da cittadini con cittadini sono spesso, in molti paesi, la maggioranza è la larga maggioranza. Per l'Islam oggi non è così, è inutile nasconderselo. Naturalmente esistono anche tanti fedeli dell'Islam che vogliono vivere nella democrazia e accettarne le regole. Tanti, tanti numericamente in assoluto, ma non la maggioranza, secondo me, oggi. E soprattutto, il problema è che c'è una ripresa di pretese teocratiche organizzate che stanno toccando anche le nuove generazioni di persone che alle volte sono di origine di paesi islamici, ma di seconda, terza, quarta generazione. In Francia esistono cittadini francesi di origine maghrebina ormai di quarta generazione, cioè ci sono fenomeni di re-islamizzazione fra questi giovani. E quindi, da un punto di vista storico, oggi le componenti teocratiche presenti a livello di massa nella religione islamica sono enormemente più grandi che non le presenze minoritarie, speriamo sempre più minoritarie, anche se alle volte ci sono fenomeni preoccupanti, di tentazioni teocratiche nelle religioni cristiane e nelle varie correnti della religione ebraica. E purtroppo c'è un elemento teologico in più che dà una mano alla spinta alla teocrazia nella religione islamica. E voi sapete bene che c'è una continuità fra la Bibbia, poi nuovo la Bibbia ebraica, il Nuovo Testamento e il Corano. Le tre religioni del libro sono tre religioni che nascono, la religione cristiana come filiazione è inizialmente semplicemente una corrente dell'ebraismo. Gesù non aveva mai immaginato di diventare, di essere cristiano. Gesù era un profeta ebraico di Galilea, neanche che predica la maggior parte del tempo solo in Galilea, un profeta itinerante, tra i molti che esistevano all'epoca, un profeta apocalittico itinerante, non tra i più noti della sua epoca, perché abbiamo notizie storiche che tornano anche negli autori latini nella cronaca dell'epoca di altri profeti ebraici e di Gesù quasi non praticamente non si ha nulla, quindi era meno importante all'epoca di altri profeti apocalittici ebraici, e il cristianesimo nasce poi attraverso la predicazione di San Paolo e attraverso le comunità ellenistiche, greche, di San Paolo. Il Corano è denso di elementi dell'ebraismo e del cristianesimo primitivo. E pochi sanno che il profeta più citato dopo Mosè e dopo Maometto, ovviamente, che è l'ultimo e definitivo nel Corano, è Gesù. Gesù è, insieme a
Maometto e a Mosè, il profeta più importante per l'Islam. È un profeta grandissimo, non solo, ma nel Corano la madre di Gesù è presente molto di più che nei Vangeli, molto di più. È una figura che ha un grande ruolo, mentre nei Vangeli la figura di Maria è minima, ha un peso minimo e anche contraddittorio, perché la prima comparsa di Maria e dei suoi altri figli, dei fratelli di Gesù, è per cercare di recuperare Gesù che sta predicando ai suoi discepoli e si chiede ai discepoli di ridarglielo loro, praticamente dicendo che è pazzo e che quindi se lo vogliono riportare a casa. Quindi i tre libri però hanno questa differenza, che mentre il libro degli ebrei, il libro dei cristiani è la parola di Dio, ma è la parola di Dio in quanto stata scritta, stesa da uomini ispirati da Dio. Il Corano è la parola di Dio dettata parola per parola da Dio a Maometto. Ora questo può sembrare una sottigliezza teologica, in realtà lo è, perché sempre parola di Dio è. Ma se un libro è ispirato da Dio, mentre un altro è dettato parola per parola da Dio, capite che la possibilità di dire ma la parola di Dio, che sicuramente è quella, noi poi la dobbiamo interpretare, perché Dio ha ispirato degli uomini che però erano uomini del suo tempo. E quindi forse dobbiamo cercare di capire cosa volesse dire Dio attraverso la parola di quei suoi uomini, ispirati ma del loro tempo, stabilire che invece la parola di Dio è stata dettata lettera per lettera, virgola per virgola, rende molto più difficile una teologia che voglia avere un'ermeneutica che attualizzi, che contestualizzi storicamente certe espressioni. Perché ovviamente se noi andiamo sia all'Antico che al Nuovo Testamento, nell'Antico Testamento noi troviamo la lapidazione esattamente come nel Corano, ma lo Stato ebraico non si sogna di praticare la lapidazione, eppure sta scritto nel suo libro, ma viene interpretato altrimenti. E la difficoltà teologica per l'Islam è la dettatura. E quindi se un Islam riformato vuole nascere, e tanti esponenti dell'Islam lo dicono, anche esponenti importanti, dopo l'attentato che c'è stato a Parigi nel novembre scorso, al Bataclan, un gran numero di imam si sono riuniti per una dichiarazione comune di fedeltà alla Repubblica, eccetera, e praticamente per proporre la necessità di una riforma dell'Islam che impedisca ogni interpretazione fondamentalista. Ma non possiamo nasconderci che c'è un elemento e una difficoltà teologica in più. Molto politically correct sostiene oggi che l'Islam abbia una bandiera, un risentimento che ha origini politiche e sociali e che quindi sono queste da rimuovere più che la religione. Lei che ne pensa?
Siccome c'è un'altra domanda che potrebbe essere un'articolazione di questa, la metto insieme. Lei scrive che l'eteronomia che la religione dovrebbe imporre si perpetua anche quando si manifestano eteronomie diverse di origine economico-sociale, diseguaglianze di reddito e politico-culturali. Tuttavia l'imposizione del neoliberismo, consumismo, eccetera, induce al conformismo, punisce socialmente chi non l'accetta, ma non ammazza chi non vi si adegua. È giusto allora questo paragone. Che vi sia un elemento di discriminazione sociale in cui pesca il fondamentalismo islamico, credo che sia evidente, anche se, come ho detto en passant prima e come continuano a ripetere, sarebbe un errore pensare che non vi sia anche una componente religiosa in quanto tale, estremamente forte. Ma è evidente che se spesso i terroristi di origine occidentale ormai, perché i terroristi che abbiamo visto in Belgio e in Francia sono giovani appunto spesso da due o tre generazioni, anche di nazionalità francese. E quindi non sembrano i più sfavoriti, però è evidente che le condizioni che continuano a esserci di enormi differenze sociali medie fra le banlieue ad alto tasso di immigrazione e i quartieri normali, medi, abitati da bianchi, sono sicuramente un elemento in cui il terrorismo fondamentalista pesca per fare adepti, motivazioni a cui cerca di dare un senso, frustrazioni, paure, risentimenti, a cui prova a dare un senso di riscatto attraverso l'elemento religioso. E quindi la guerra santa, il nemico è l'Occidente e si trasforma in guerra santa quella che in altri momenti magari sarebbe stata invece una rivendicazione sociale e basta. Tuttavia, se io in questo libro dedico parecchi capitoli a quelle che ritengo le quinte colonne dell'Occidente che, consapevoli o meno, favoriscono il fondamentalismo islamico. Perché abbiamo visto che la promessa fondamentale dell'Occidente è la eguale sovranità. Non solo la sovranità autonoma, cioè il sovrano è il popolo e non più Dio. I sovrani sono i cittadini. Ma i cittadini sono sovrani in quanto sono egualmente sovrani. Se questa sovranità non è più di Dio, ma appartiene a un gruppo ristretto e non più ai cittadini tutti in modo uguale per ciascuno, diventa una nuova forma non più di autonomia ma di eteronomia. Cioè, la legge non ce la diamo noi, tutti insieme, ma ne siamo espropriati perché la legge ce la dà qualcuno. Questo qualcuno non sarà più chi dice di parlare in nome di Dio o il sovrano unto dal Signore, però sarà sempre una potenza esterna a noi che ci sottrae la sovranità, una potenza eteronoma. E quindi ogni eteronomia confligge con la democrazia e i suoi principi. E ogni eteronomia finisce poi per favorire quella forma di eteronomia
che è l'eteronomia religiosa, perché il discorso diventa: ma che cosa volete voi dire con la vostra sovranità? Non ce l'avete. Quindi è uno scontro fra la sovranità di Dio e la sovranità dei banchieri, per esempio. La sovranità dei banchieri, se è a sottrazione della nostra sovranità, è già una quinta colonna della sovranità e di ogni pretesa di sovranità eteronoma, perché ci toglie lo strumento fondamentale, logico ed esistenziale, in base a cui noi possiamo affermare i nostri valori e difenderli, come i nostri valori, i valori dell'Occidente, e cioè la nostra sovranità eguale. Se viene meno questa, noi non abbiamo più modo di difendere la civiltà occidentale. La civiltà occidentale o è l'eguale sovranità o non è più nulla, perché il privilegio è la sovranità di qualcun altro. Ecco perché io insisto non solo per ragioni inerenti al tentativo di togliere brodo di cultura al fondamentalismo islamico, sulla necessità di una forte spinta egualitaria, un ritorno di forte spinta egualitaria, ma per ragioni anche più profonde, sono la nostra unica legittimazione. Quando noi diciamo vogliamo difendere da questa ondata di fondamentalismo che ci ha dichiarato guerra la nostra civiltà, hanno dichiarato guerra la nostra civiltà e la vogliamo difendere, questa nostra difesa ha senso se è la nostra difesa, ma noi siamo la sovranità eguale. Se non siamo questo, non siamo nulla. Ciascuno avrà la sua idea, la sua fisionomia, la sua identità, ma non sarà la nostra comune cultura e civiltà che tutti insieme dobbiamo difendere. E allora, ecco perché, prima di arrivare poi all'ultima domanda, ecco perché io insisto in numerosi capitoli sul fatto che se non c'è un grande rilancio dei valori dell'eguaglianza, la nostra democrazia è spacciata, perché la nostra democrazia già non è più la democrazia della sovranità dei cittadini. I cittadini sono espropriati. Oggi nessun cittadino, credo, si senta parzialmente sovrano. Sì. Insieme agli altri io mi sento sovrano. No, ciascuno di noi sa che non conta nulla, che la nostra sovranità è ridottissima, è quasi nulla, che chi ha più mezzi, che siano i mezzi del denaro, della finanza o del potere mediatico, conta più di milioni di noi messi assieme. E che attraverso questo accrescimento di diseguaglianze noi stiamo distruggendo la democrazia, perché la democrazia non è solo andare a votare senza che ci siano brogli. Naturalmente anche quello è una BC e i brogli purtroppo ci sono. Abbiamo parlato prima del componente della Suprema Corte americana che è morto l'altro giorno, era un italo-americano, Scalia. Fu grazie a lui che una vittoria alle elezioni presidenziali, era la vittoria di Al Gore, fu truffaldinamente negata dalla Corte Suprema che disse no al ricalcolo dei voti in Florida. E quindi fu eletto il presidente che aveva perso, Bush, il quale come prima cosa
nominò una caterva durante il suo mandato di giudici della Corte, della Suprema Corte, che rafforzarono il peso della componente più reazionaria. Allora io credo che senza mettere all'ordine del giorno come questione urgentissima, è la prima che ogni governo democratico dovrebbe avere in mente, della riduzione delle diseguaglianze, noi, ne siamo consapevoli o no, stiamo lavorando per il fondamentalismo islamico. Infine, l'ultima domanda. Lei sostiene che il multiculturalismo rischia di mettere sullo stesso piano valori e simboli della libertà laica e valori e simboli dell'oppressione religiosa, e che quindi va rifiutato in nome dell'integrazione. Ma tra le libertà laiche c'è, come ha scritto oggi Zagrebelsky, anche l'accettazione e persino la valorizzazione della diversità. Questo è quello della differenza e del riconoscimento delle differenze. È l'elemento costitutivo di un grande scontro ideologico che oggi c'è. Il multiculturalismo, che è nato in genere a sinistra, spesso anche nell'estrema sinistra, ma è oggi molto diffuso anche in ambienti conservatori, perché la Merkel è una delle campioni di fatto del multiculturalismo. In nome della diversità spinge ad accettare i valori di altre culture. Ora, i valori di altre culture, da un punto di vista democratico, sono accettabili se sono compatibili con la democrazia, altrimenti sono da rifiutare e combattere, perché altrimenti si indebolisce la democrazia. La democrazia non è mancanza di valori, come qualcuno crede, come in genere i papi dicono. La democrazia, Wojtyła e Ratzinger non hanno fatto altro che dire che la pretesa della sovranità e dell'autonomia portava l'uomo al nichilismo, cioè la mancanza di valori. La democrazia non è affatto priva di valori. La democrazia, anzi, si basa su valori assolutamente esigenti. L'eguale sovranità, se noi ne traiamo tutte le conseguenze, implica una quantità di valori irrinunciabili. Irrinunciabili. E allora, che senso ha dire che in nome della diversità accettiamo una cultura che per esempio stabilisca che la donna è inferiore all'uomo? Se noi pensiamo di essere progressisti perché accettiamo una cultura diversa, non ci rendiamo conto che non è affatto vero che difendiamo il diritto alla differenza accettando quel valore culturale. Per quel valore culturale, una cultura patriarcale, non è una cultura che accetta la differenza, è una cultura che opprime la donna e che condanna a morte l'eretico. Perché mai noi dovremmo accettare una cultura di questo genere? Ce ne sono state tante di culture di questo genere nel corso della storia con cui ha dovuto combattere la democrazia. I fascismi pretendevano di negare il dissenso, erano una cultura diversa, avremmo dovuto accettarla? La democrazia non è accettazione di qualsiasi differenza. E soprattutto, dal punto di vista strettamente logico, se noi assumiamo il valore della differenza e della difesa dei diritti alla differenza, dobbiamo essere coerenti fino in fondo. Non possiamo limitarci ad arrivare al livello della comunità che ha dei valori differenti. Dobbiamo arrivare fino al singolo individuo.
Se noi vogliamo difendere il diritto alla differenza, dobbiamo arrivare a difendere fino a quel diritto estremo alla differenza che è il singolo dissidente. E quindi proprio in nome del valore della differenza e del diritto alla differenza, noi dobbiamo difendere il diritto del singolo che è nato all'interno di una comunità, per esempio islamica, non voglia più obbedire ai precetti islamici e ne voglia uscire fuori e voglia essere eretico. E non possiamo accettare che si abbia l'ipocrisia di dire, ecco la mia polemica in due capitoli con Martha Nussbaum, ho scelto di proposito un'icona del pensiero americano più liberal, più cosiddetto progressista, perché scontrarsi con questo errore reazionario è molto facile. Io ho voluto scegliere Nussbaum, che è considerata una star del pensiero progressista, proprio per far vedere le assurdità e diciamo gli orrori a cui può arrivare la pretesa di difendere la differenza, non in quanto differenza che arriva fino alle scelte libere del singolo, ma le differenze cosiddette di una cultura. Come si fa a essere così ipocriti da pensare che per la maggioranza delle donne che vivono nelle enclave islamiche, nelle nostre metropoli europee o americane, quelle che scelgono di portare il velo, il burka, lo facciano liberamente? Certo, ci sarà qualche caso. Ci sarà qualche caso di donna assolutamente emancipata, culturata, che ha scelto poi di obbedire anche ai precetti del velo. Ma nella maggior parte dei casi è una questione di pura sudditanza, di pura paura, di pura subordinazione al potere del padre, del marito, del fratello. C'è una letteratura sterminata, purtroppo, al riguardo, che parte dal velo e che purtroppo comporta la proibizione per le ragazze di partecipare alle lezioni di biologia e di educazione fisica, perché in biologia in alcuni paesi si insegna anche l'educazione sessuale, ma l'educazione fisica non la si fa col burka ovviamente, ma la si fa più o meno svestiti. Tutte forme di intimidazione che impediscono a una ragazza islamica la sua libertà e che sono poi il brodo di cultura su cui vi sono i fenomeni che non sono fenomeni marginali, sono fenomeni di massa, anche qui documentati. Io riporto alcune fonti, ma c'è una letteratura, ahimè, enorme e tragica sull'argomento. I matrimoni coatti, i matrimoni combinati. Qualcuno dice sì, ma nel secolo scorso anche da noi, appunto. Appunto, non era democrazia, non erano donne cittadine sovrane, quelle che andavano in sposa per volontà del genitore. La pratica in queste zone, che ormai sono zone cospicue dell'Occidente, perché parliamo di decine di milioni di persone, è una pratica di massa che va repressa assolutamente, non va tollerata in nome della diversità, perché se non la si reprime noi siamo complici della persecuzione contro queste donne, siamo anche noi oppressori di queste donne.
per non parlare di un'altra pratica che io accenno solo perché è la più mostruosa, ma anche qui è incredibilmente diffusa, che è quella delle mutilazioni delle bambine quando arrivano alla pubertà. Di fronte a tutto questo, chi come tanti multiculturalisti vaneggia di rispetto per le differenze è complice di crimini, è complice di mostruosità. Ed ecco perché io difendo le scelte della laicità alla francese, che impone che nei luoghi pubblici, purtroppo ancora non in tutti in Francia, ma almeno in quel luogo fondamentale, che sono le scuole, scuole che non servono, non devono servire solo a trasmettere nozioni e sapere da una generazione all'altra, ma servono anche a dare al ragazzo che diventa adulto gli strumenti per essere al 18° anno cittadino autonomo, e quindi gli devono dare gli strumenti del cittadino in formazione. Nelle scuole non si deve solo trasmettere sapere, si deve anche dare la possibilità di autoformarsi come cittadini. Ecco perché è fondamentale come ha scelto la laicità francese, che non ci possa essere il velo e nessun tipo di simbolo religioso, perché è ovvio che se si nega il diritto a un simbolo di una religione non lo si può consentire ad altre. Ecco perché è assurdo che in Italia ci siano i crocifissi nelle scuole. E chi pensa di combattere la deriva del fondamentalismo islamico con più crocifissi non capisce che si sta facendo harakiri. Perché se c'è diritto a un simbolo religioso in una società democratica che non può più avere una religione di Stato, e se sono permesse ore di una religione a scuola, e se sono permesse scuole private di stampo religioso, non c'è nulla da fare. Domani toccherà accettare nelle scuole con simboli religiosi anche islamici, ore di religione anche islamiche insegnate dagli imam e scuole private islamiche. Non è con dare più garanzie a tutte le religioni in luogo pubblico che si combatte questa battaglia di civiltà. È al contrario, sapendo che la sfera pubblica è una sfera dei cittadini in quanto cittadini e la religione deve restare un fatto privato e un fatto pubblico nel senso del culto pubblico di tutte le religioni. Ma nessuna interferenza e nessuna presenza. Ecco perché io ritengo che il multiculturalismo, sia nelle forme tradizionali, sia in quelle forme più sottili che sta prendendo corpo ora, cerchiamo di accettare tutte le religioni in campo pubblico. Allora ho visto delle richieste, insegnamento di tutte le religioni nelle scuole. Ma perché? Nelle scuole si può insegnare la storia delle religioni e delle critiche alle religioni. Questo è il compito di una scuola. Poi chi vuole fare il catechismo della sua religione se lo faccia in privato. Ecco, io so che sono tantissimi i temi toccati, sono solo una parte di quelli che tocco nel libro, e spero che abbiamo ancora un po' di tempo per le vostre obiezioni, le vostre domande. So che ci sono molte domande dal pubblico, però volevo cominciare io, che è anche invitato dall'amico Vittorio Coletti.
dal mio punto di vista sono molte cose condivisibili, molto giuste che hai detto. Io adesso però lo spazio critico vuole che si mettano in evidenza più gli elementi di discussione. Allora, a me sembra c'è una premessa diciamo, più discutibile del suo discorso, mi sembra quella in cui sostiene che l'Islam fondamentalista tradizionalista sia la rappresentazione pura dell'essenza della religione. Questo mi sembra abbastanza, mi passa l'espressione, grottesco, perché è un regalo troppo grosso fatto ai fondamentalisti, mi sembra questo, come rappresentanti delle religioni, del fondamentalismo islamico e in generale della religione. Non mi sembra un buon acquisto. Diciamo che il fondamentalismo religioso incarna una tendenza che sappiamo che è stata molto forte in tutte le religioni, in quanto le religioni sono servite e si sono sviluppate come elementi di sostegno o elementi che hanno occupato uno spazio pubblico per determinati interessi anche di coesistenza, diciamo così. Però ci sono determinate tradizioni e questo lo si può vedere soprattutto cioè nella tradizione cristiana in cui ci sono state le contraddizioni più grosse da questo punto di vista. La sovranità di Dio è un elemento che può diventare quella cosa che sostiene lei, ma può diventare la cosa opposta, cioè ed è stato storicamente in ambito cristiano, non solo cristiano, anche in ambito ebraico, il sostegno di una difesa dell'autonomia del potere civile, in quanto nessun uomo si può arrogare la rappresentanza della sovranità di Dio. Questo è un, naturalmente ci sono diversi modi di intendere la sovranità democratica, ma escludere a priori anche una legittimazione religiosa mi sembra controproducente, soprattutto in una situazione come quella attuale. Ce l'ha ricordato molto bene lei, il primo nostro relatore di qui quest'anno, Adela Tantavari. Il nostro processo di razionalizzazione, democratizzazione occidentale è durato secoli, sono state lotte terribili. Adesso noi abbiamo visto che un secolo di storia dei paesi islamici non è bastato a introdurre questi elementi di democrazia. Ci sono stati tentativi di legislazione, pochi di democratizzazione, ma con scarsi risultati. Mi sembra che sia più ragionevole, e questo che non chiederei, non sembra che sia più ragionevole favorire, agevolare un ripensamento dall'interno delle tradizioni di una operazione diversa. Lei stesso suggeriva l'opportunità di una trasformazione della comprensione del Corano in senso più evolutivo, ermeneutico, eccetera. Non è sempre dal punto di vista storico, pragmatico questo, e anche dal punto di vista delle nozioni più ragionevole. Sarebbe meglio, però, forse buonasera. Professore, lei ha aperto veramente il vaso di Pandora e qui le domande sarebbero infinite, ma faccio riferimento, scendendo con i piedi per terra, a fatti concreti, anche storici e recenti. Quando lei parla di tutto, si parla normalmente di cultura occidentale, mi è difficile afferrare il concetto e direi che sarebbe senz'altro più appropriato parlare di cultura europea, salvo che noi non vogliamo far entrare in Occidente anche il Giappone,
Estremo Oriente per eccellenza. Nella nostra cultura europea, nel nostro spirito umanitario europeo, c'è tantissima Grecia antica e molto meno, ritengo, quello che lei ha fatto riferimento alla dichiarazione dei diritti dell'uomo negli Stati Uniti, alla successiva poi Costituzione. L'ottimo Jefferson era uno schiavista, ostinato. Successivamente passeranno 80 anni, e non certo per un certo di un, per un fatto di umanesimo che verrà abolita la schiavitù negli Stati Uniti. Questo per dire le nostre radici quali sono. Vorrei ricordare che l'Islam copre 12 fusi orari e c'è quasi 1,5 miliardi di persone, dall'Africa occidentale fino all'Indonesia, e sono 12 fusi orari sulla terra, gli altri 12 sono quasi tutta acqua. E fatti concreti, lei ritiene, dice, che potrebbe essere una quinta colonna per noi, comunque dovremmo combattere quello che è il rispetto delle religioni altrui, cioè i costumi. Quando si dice integrazione e assimilazione, io non capisco cosa significhi. Per quale motivo non è sufficiente che chi entra ospite nel paese, bene o male, è sufficiente che rispetti le leggi dello Stato? Cosa che non fanno tanti nostri cittadini. A me piace la diversità. Perché mai devo vederla in un pericolo? Lei afferma che, a parte il discorso sul monoteismo, che vorrei che ci ricordassimo ogni tanto di Akhenaton, faraone Akhenaton, e della vicenda di Mosè, a parte questo discorso, avrei voluto un accenno anche al terrorismo ebraico, anche recente, di questi giorni. Cioè, è proprio le religioni monoteiste sono intolleranti per definizione. E non è poi tanto vero quanto lei ha detto le differenze da cogliersi nel fatto che il Corano sia stato dettato. Per una ragione semplicissima, è dimostrato quotidianamente. Vi sono varie scuole di Corano e vi sono addirittura due chiese, se così posso dire. L'ambasciatore Sergio Romano dice che una componente essenziale di questa guerra che c'è oggi in atto è data proprio dalla contrapposizione fra i sunniti e gli sciiti. E a proposito, poi finisco perché ci saranno anche tanti altri, non vorrei mettere tanta carne al fuoco. E a proposito di quinte colonne, i tre paesi più laici dell'islamismo fino a 10-15 era l'Iraq, la Libia e la Siria. Con la Siria gli è andata male. Io che non sono il signor nessuno, sapevo che in Siria non si sarebbe potuto passare la questione ai signori che decidono queste cose. In Libia sì. Abbiamo visto tutti per televisione. Se può chiudere, certo che chiudo, lo sapevo che dava fastidio. Chiudo subito, chiudo. In Libia è solo questo, dovremmo chiederci se non sono state le invasioni in Libia, in Iraq, e a provocare invece e a fomentare e a dare mano anziché la tolleranza verso le altre religioni. Grazie, mi scuso. Volevo chiederle un attimino riguardo i valori europei, i valori occidentali. Noi siamo prima volta nella storia una civiltà che non riesce a darsi propria continuità biologica. Quindi già questo vuol dire che siamo fuori dal seminato, che siamo una cultura dalla morte. Quando lei ha parlato
dell'immigrazione come un fenomeno inarrestabile, si riferiva a questo fenomeno che noi non siamo più in grado di darsi la continuità biologica, allora abbiamo bisogno di andare a buttare le bombe in cima alla gente in modo che loro vengano da noi fare figli. E poi qual è il valore, questo valore dell'Occidente a quale dobbiamo integrarli? Famiglia all'Europa ci è stata tolta. La religione ci è stata tolta, la lingua ce la stanno togliendo, la nazione ci è stata tolta. Quale valore? Rimanere senza pensione, senza lavoro, dove in democrazia il 99% dei beni va a 1%? E questo è il valore a quale dovremmo integrare il mondo. Grazie. Siamo ancora... Sì. Professore, oltre all'arroganza dei vari integralismi che lei ha descritto, non crede che ci sia anche un problema del nostro sistema come democrazia, indipendentemente dagli ultimi eventi? C'è una debolezza strutturale che sta venendo nel nostro sistema concepito come modernità. Mi esprimo soprattutto anche in termini che stanno emergendo già da alcuni decenni altre forme religiose, per fortuna non così intolleranti come la New Age o altre forme di ricerca spirituale. E questo secondo me è un indice di una crisi anche di un paradigma che si è sostenuto su un razionalismo sostanzialmente falso. Grazie. Sì, ancora una domanda. Posso? Io credo che, come sia stata presentata dalla stampa l'ultima opera di Paolo, sia una sorta di rivisitazione delle tesi di Huntington, di Crash of Civilization, in questa volta non ci sono più due civiltà, ma c'è l'illuminismo contro il terrorismo fondamentalistico. Ecco, qualche cosa di questa visione, se vuoi un po' caricaturale, mi pare di averla colta anche nell'esposizione. Io ho l'impressione, Paolo, che nel tuo ragionamento ci sia una sorta di sovrarappresentazione dell'importanza del fenomeno religioso. E te lo dico utilizzando Micromega, dove tu hai pubblicato un bellissimo saggio di Gaucher, il quale diceva questa cosa qua: le recrudescenze fondamentaliste del genere, di quelle che hanno ispirato i nostri jihadisti, assumono un altro significato. Vanno iscritte nel solco di quel processo di uscita dalle religioni, di cui non dobbiamo dimenticare le difficoltà di carattere conflittuale nell'ambito della stessa storia. Non sono l'esito di un misterioso ritorno al religioso, che verrebbe smentire il progresso della secolarizzazione. Siamo soliti assicurare la modernizzazione, piuttosto derivano dalle contraddittorie rimontazioni di un religioso fondamentale di natura ambigua a quello che abbiamo conosciuto nel passato e che sono provocate dalla penetrazione della globalizzazione. In sostanza, cosa dice quest'autore che tu stesso hai pubblicato? Ci sta dicendo che il terrorismo usa il religioso come una sorta di medium, cioè è un linguaggio, non è una riscoperta del religioso. Io credo che noi che siamo genovesi potremmo trarre ispirazione per analizzare questo fenomeno da quanto avvenne all'inizio dell'Ottocento nelle prime società operaie, nel primo mutualismo, i quali scoprivano l'immanenza ma non sapevano raccontarla e quindi la raccontavano con le parole della teologia. Poi dopo sono arrivati altri a spiegargli che c'era né Dio né padrone. Ecco, io credo che ci sia questa sopravvalutazione. Quando tu parli dei valori dell'Occidente, io credo che forse dovremmo parlare delle pratiche dell'Occidente, perché se tu parli dei valori dell'eguaglianza, forse dovremmo parlare delle pratiche dell'eguaglianza. E allora mi sembra che
alcune tesi che ho sentito riproporre anche stasera, e cioè che gli aspetti materiali hanno un'importanza relativa, perché quello che conta invece è l'identificazione in un messaggio religioso, siano smentite da tutta una serie di analisi sul campo che abbiamo visto. Perché quando nel 2006 ci sono stati i casseur a Parigi e per esempio Giuliano Ferrara ci spiegava che era di nuovo la solita guerra di religione, poi viene fuori Jean Daniel, il quale sul novello Observateur ci spiega che il problema è che questi ragazzi Boer che si stanno ribellando perché le loro possibilità di occupazione sono 5-6 volte inferiori a quelli degli indigeni. Quando la dispersione scolastica, noi parliamo dell'importanza della scuola, della repubblicana, della scuola civiltà, ma in queste banlieue la dispersione scolastica è 10 volte superiore a quello che avviene altrove. Ultima considerazione e poi chiudo. Io ho un'amica che tu sai con cui lavoro, che si chiama Niluce Gole, che è allieva di Turin, la quale ha scritto forse il libro più bello sul velo islamico che è stato scritto in questi ultimi anni. Lei è quella che è la presidente dell'Istituto di Sociologia di Parigi, ma per anni è stata docente di Sociologia SMIR. Lei dimostra con tutta una serie di elementi abbastanza convincenti che le terze generazioni delle ragazze Boer, che cosa sono? Sono ragazze che ritornano al velo mentre le madri se ne erano distaccate proprio perché sono state espulse, sono state rifiutate. Per cui arrivo alla fine. Il problema è che se noi vogliamo promuovere i valori dell'Occidente, e poi cosa sono questi valori di cui ci riempiamo la bocca? I valori sono soprattutto degli interessi a lungo termine. Se vogliamo recuperare i valori dell'Occidente, il primo problema da fare è quello di trovare delle politiche che rispondano a quella che è la grande scoperta delle rivoluzioni occidentali, e cioè la scoperta dell'integrazione come redenzione. Ora noi ci troviamo davanti a dei fenomeni di espulsione che non trovando una canalizzazione nel linguaggio laico che non possiedono, utilizzano il linguaggio religioso. Grazie, scusatemi se non sarò purtroppo esaustivo, perché ciascuna di queste domande implicherebbe discorsi molto più ampi di quelli che farò. Vado a ritroso, parto dall'ultima obiezione. E guardate, cito solo due frasi che sono nella parte conclusiva del libro. Queste sono proprio addirittura le ultime righe. Se l'Europa non sceglie la strada della laicità libertaria e non la accompagna con l'impegno instancabile per l'eguaglianza sociale, si illude di potersi salvare dal fanatismo, perché ne avrà legittimato l'alambico e alimentata la fucina. E poche pagine prima avevo detto: il ragionevole prezzo per fare dell'Occidente terra di integrazione, società di cittadini, è una grandiosa e improcrastinabile redistribuzione della ricchezza. Quindi io sono il primo a essere perfettamente consapevole che il problema fondamentale delle nostre democrazie è il problema della diseguaglianza che va combattuta in tutte le sue forme, avendo come obiettivo, come dico in altre cose che ho scritto, una tensione costante, quotidiana e asintotica verso la più assoluta eguaglianza. Proprio asintotica, cioè dobbiamo tendere a costantemente diseguaglianze culturali, diseguaglianze di status, diseguaglianze strettamente materiali. Quindi, e guardate questo tema in questo libro tornerà costantemente, tanto è vero
che proprio su questo aspetto, sostanzialmente solo su questo aspetto, si è concentrata la critica della recensione del Corriere della Sera, che appunto trova assolutamente inaccettabile tutta questa insistenza sull'eguaglianza. C'è un capitolo, perché sia chiaro, c'è un capitolo che si intitola addirittura così, e chi avrà voglia di leggerlo scoprirà che vedrà che non è una buttata, una esagerazione, è illustrata esattamente quello che c'è nel titolo. La democrazia minima, due punti, il quasi comunismo in Costituzione. Cioè io sostengo in un capitolo, credo di averlo argomentato in modo molto logico, che non ci sarà mai sovranità uguale dei cittadini se non si mette in Costituzione, cioè in qualcosa che nessuna maggioranza può rovesciare, dei principi di quasi comunismo, di egualitarismo così spinto che dal punto di vista materiale e sociale. Per cui da questo punto di vista so benissimo che sono fondamentali le pratiche dell'eguaglianza. Non sono affatto convinto, però, ed è il motivo per cui del fatto che la tesi di Marcel Gauchet, che in fondo questi, a noi che lo stiamo vivendo sembra terribile, il fondamentalismo islamico anche terroristico, ma dal punto di vista storico si vedrà che sono solo gli ultimi sussulti del superamento del religioso, della presa del religioso nella società. Su questo non sono affatto d'accordo, tant'è vero, pur considerando Marcel Gauchet uno dei pensatori più importanti che ci sono oggi, ma io ho dedicato due capitoletti di questo libro proprio per confutare questa tesi, per sostenere che la guerra del sacro non è affatto storicamente chiusa come pensa Gauchet. Non sono ultimi sussulti, è la posta in gioco, e non è affatto detto che andrà a finire in un modo o nell'altro. Credo con questo di avere anche detto qualcosa rispetto alla domanda alla debolezza della democrazia. Cioè le debolezze della democrazia sono intrinseche. La crisi della democrazia non ce la crea il fondamentalismo islamico, ce la siamo creata noi da decenni, da quando cioè un trend che era in atto nella prima parte del dopoguerra di diminuzione delle diseguaglianze, di diffusione dei diritti civili, eccetera, è stato rovesciato. E io credo si possa anche datare grosso modo all'inizio degli anni 70, è quando abbiamo quei fenomeni che sono il reaganismo, il taccerismo e poi il blairismo. Io qui l'ho scritto, ma solo en passant, perché non era il tema, l'ho scritto molto più ampiamente.